Dal 16 al 25 novembre del 2018, i Cappuccini di San Giovanni Rotondo e l'intera città si sono uniti in preghiera davanti alla venerata icona della Madonna di Pompei. Monsignor Tommaso Caputo, arcivescovo prelato di Pompei, ha espresso grande gioia nell'accompagnare il quadro della Madonna di Pompei nei luoghi di Padre Pio. E nell'omelia della Santa Messa del 16 novembre ha parlato di diversi episodi legati alla devozione alla Vergine Santa da parte di Padre Pio. La visitazione di Maria ed Elisabetta rappresenta l'amore concreto, la carità, quel muoversi per andare incontro al fratello nel bisogno, senza pensare alle difficoltà che incontreremo, senza farci fermare dai nostri limiti fisici o psicologici. E penso anche a San Pio, che proprio qui ha voluto costruire l'ospedale, che già nel nome rivela il proprio profondo significato, casa sollievo della sofferenza. Maria dunque è andata ad aiutare, e la Madonna è sempre così, è la nostra madre, che sempre viene in fretta quando noi abbiamo bisogno. Lei non si dimentica dei suoi figli, e quando i suoi figli sono nelle difficoltà, hanno un bisogno, la invocano, lei in fretta va. E questo ci dà una sicurezza, la sicurezza di avere la mamma accanto, al nostro fianco, sempre. Si va, si cammina meglio nella vita quando abbiamo la mamma vicino. Pensiamo a questa grazia della Madonna, a questa grazia che ci dà di essere vicina a noi, ma senza farsi aspettare, sempre. Lei c'è. Abbiamo fiducia in questo. Lei viene per aiutarci. È la Madonna che sempre in fretta va per noi. E ripenso alle centinaia di migliaia, ai milioni di pellegrini che arrivano ogni anno nei santuari mariani, qui a San Giovanni Rotondo, a Pompei. Quante preghiere, quante invocazioni, quanta fede, quanto dolore, quanta gratitudine, quanta grazia. E presso i santuari mariani si trovano tante testimonianze della immensa fiducia che i sofferenti ripongono nella Madre di Gesù. E le pareti dei corridoi dei nostri santuari mariani sono tappezzati da migliaia di ex voto. E il santuario di Pompei ha un particolare legame con Padre Pio, che ci rimanda a 3 giorni prima della morte del Santo, al 20 settembre del 1968, 50 anni fa, quando qui a San Giovanni Rotondo erano affluiti da tutta Italia e dall'estero i gruppi di preghiera per il 50° delle stimmate di Padre Pio. Un fedele gli offrì un bellissimo mazzo di rose e Padre Pio compì un ultimo soave gesto d'amore verso la Madonna di Pompei. Con la sua mano, che portava i segni della passione di Cristo, egli estrasse dal mazzo una rosa, incaricando un figlio spirituale, Luigi Fato, di recarsi a Pompei e di deporla ai piedi del quadro della Madonna del Rosario. La rosa fu posta da una suora addetta all'altare insieme ad altri fiori dinanzi alla Vergine, così da esaudire il desiderio di Padre Pio. Il mattino del 23 settembre, proprio nello stesso giorno della morte del Santo, la suora, vedendo che i fiori sistemati alcuni giorni prima erano ormai appassiti, si affrettò a toglierli per apporne di freschi. Enorme fu il suo stupore nell'accorgersi che l'unico fiore ancora profumato e fresco era la rosa di Padre Pio, che invece di cedere alla corruzione del tempo era tornata ad essere un bocciolo. Fu l'ultimo atto di amore, era tornata bocciolo, quasi compendio di una vita dedicata da Padre Pio alla Madre Celeste. La rosa, presa in custodia dall'allora arcivescovo di Pompei, Monsignor Aurelio Signora, è conservata ed è grandemente ammirata nel santuario di Pompei, dove è stata posta in una preziosa teca arricchita da una rosa di corallo e da un commeo su conchiglia che ritrae San Pio in preghiera davanti al quadro della Vergine del Santo Rosario. E così, dopo 50 anni, la rosa è ritornata da Padre Pio a San Giovanni Rotondo, insieme al quadro della Madonna di Pompei. Il gesto di amore del dono della rosa alla Madonna di Pompei si ripete ogni anno. I gruppi di preghiera, in occasione del pellegrinaggio nazionale a Pompei a fine ottobre, offrano alla Vergine del Santo Rosario un fascio di rose. L'amore filiale di San Pio per la Vergine del Santo Rosario ha origine nella stessa infanzia di Francesco Forgione, che era il suo nome prima dei voti, lo sappiamo, a Pietrelcina, il paese natale del futuro frate. La venerazione per la Madonna del Rosario era viva, soprattutto per la presenza, fin dal secolo XIV, dei padri domenicani, propagatori della devozione. Il convento dove dimoravano custodiva un quadro della Madonna con San Domenico, Santa Caterina e i misteri della Passione. La tela, dopo il terremoto del 1688 che distrusse il monastero, fu trasferita nella vicina chiesa della Santissima Annunziata ed era molto venerata dai devoti pietrelcinesi. Il piccolo Francesco, che era nato il 25 maggio del 1887, fu educato all'amore per Maria Vergine sia per la devozione del paese, sia per la premura con cui mamma Maria Giuseppe gli insegnò a recitare il rosario. La famiglia non era ricca e il papà Grazio, chiamato da tutti Orazio, era stato costretto a partire per lavorare in America e portare avanti la famiglia. Con sacrificio, i genitori riuscirono a far studiare quel ragazzo, che proprio per ragioni di studio conobbe Angelo Caccavo, l'insegnante che un giorno decise di portare Francesco, che aveva 14 anni, ed altri 7 compagni di scuola in pellegrinaggio a Pompei. Era il maggio del 1901, un mese speciale per il santuario di Pompei, perché il 5 maggio si inaugurò con grande solennità la facciata maestosa dedicata alla pace universale. Non si trattò comunque di un tragitto semplice da percorrere. La carrozza che portò la comitiva da Pietrelcina a Pompei era molto improvvisata, in pratica il cosiddetto sciaraballo, un calesse con i sedili in legno scomodi. Lungo il percorso vi fu più di qualche sosta nelle chiese dei vari paesi attraversati. Ovunque i ragazzi ed il loro insegnante entravano, adoravano Gesù sacramentato ed in questo modo si prepararono all'incontro con la Madre. Ma quando papà Orazio, emigrato in America, seppe di quel viaggio, si preoccupò per quella spesa di denaro imprevista per una famiglia di condizioni modeste e non nascose per lettera il suo dispiacere alla moglie Giuseppe. Francesco lo venne a sapere e scrisse al papà da Pietrelcina il 5 ottobre del 1901 queste parole: «Mio ottimo padre, non potete immaginare con quanto piacere abbiamo ricevuto la vostra lettera, con cui ci assicurate che godete una perfetta salute. Anche noi, grazie al Signore, stiamo bene. In special modo rivolgo continue preghiere alla nostra bella Vergine, affinché vi protegga da ogni male e vi restituisca sano e salvo al nostro affetto. Circa la lagnanza fatta alla mamma per la mia andata a Pompei, avete 1000 ragioni, però dovete pensare che l'anno venturo, a Dio piacendo, finiranno tutte le feste e i divertimenti per me, perché abbandonerò questa vita per abbracciare un'altra migliore. Infatti, 15 mesi dopo, il 22 gennaio del 1903, Francesco Forgione, con il nome di Padre Pio, di Fra Pio, entrò per il noviziato nel convento di Morcone, in provincia di Benevento.